Diaduit a tutti, il video di oggi è in collaborazione con un amico con cui non ho mai collaborato, un amico youtuber, e la cosa mi fa molto piacere, che ha il nickname Grizzly. Di cosa parliamo? Parliamo di due punti di vista diversi che riguardano l'invisibilità. Scusate se ogni tanto guarderò, scusate se il cellulare romperà il cavolo durante questo video, comunque chiunque sia può aspettare. Quindi l'invisibilità, argomento del video. Avete mai pensato a quanto e come possa aiutare veramente l'invisibilità? Prendiamo per esempio un caso con cui vi ho già tartassato bonariamente in altri video: Harry Potter. Harry Potter al suo primo anno di scuola riceve in regalo il mantello dell'invisibilità. Però, quanto è pratico questo come soluzione? Per esempio, sì, copre la persona, però non copre le impronte della neve. Quindi, quando Harry va a Hogsmeade di nascosto, che è il villaggio dei maghi, per chi non lo sapesse, quando Harry va a Hogsmeade, appunto. Le impronte comunque continuano a formarsi sulla neve, cioè non è usuale nemmeno per un mago, se vogliamo, vedere delle impronte che camminano dal nulla, no? Quindi comunque questa invisibilità ha dei suoi limiti, delle sue limitazioni, non è proprio il massimo della sicurezza. Oppure non lo so, mi viene in mente anche come quando al primo anno, quindi il primo film di conseguenza, Harry Potter va a fare le ricerche sul ministro Nicholas Flamel, no? E a un certo punto sente dei rumori e gli cade la lanterna ancora calda, si frantuma in mille pezzi ed è lì che Gazzo si rende conto che uno studente non è a letto. Io non sarò mai in grado di imitarlo, sicuramente avrò fatto bene, però insomma ci siamo capiti. Scusate appunto se leggo, però ci siamo fatti la scaletta. Un altro impiego che possiamo portare a paragone è quello in cui sì, non voglio dire un'eresia, però io ragazzi non riesco a tenere il conto perché è una saga talmente lunga e complicata. Dovrebbe essere il settimo film in cui i protagonisti principali si introducono nel Ministero della Magia attraverso la pozione polisucco. Se vogliamo, può essere un'alternativa, però anche questa è un'alternativa che lascia il tempo che trova, in quanto dopo un'ora i nostri personaggi ritornano se stessi. E infatti mi viene in mente la scena di questa donna introdotta al Ministero della Magia, che fino a un momento prima è convinta di baciare il marito, e il momento dopo si ritrova a baciare Rupert Grint, o Ron Weasley, come volete chiamarlo. Non Wesley, Weasley, per favore, perché nel film è doppiato così. Quindi anche qui, non lo so, forse la nostra cara zia Jo, come è stata amorevolmente soprannominata dai Potterheads, ha voluto metterci di fronte ai limiti umani da cui non sono esenti nemmeno i maghi. Da un certo punto di vista non sono esenti nemmeno i maghi, no? Quindi stiamo facendo tutta una serie di esempi in cui comunque la magia porta dei limiti. Prendiamo ad esempio Randall di chi non ha visto Monster Inc., ragazzi, dovete rimediare assolutamente, perché è qualcosa di spassosissimo e anche alla fine con un lieto fine che non vi anticipo perché non amo gli spoiler e non li faccio. Quindi Randall di Monster Inc. ha la capacità di effettuare una metamorfosi talmente forte, talmente evidente da diventare quasi invisibile. Però c'è un limite anche in Randall. Randall non può toccare i bambini perché i monsters sono
sono delle creature appunto che sì, sono assoldate per spaventare i bambini e si nutrono, sì, si nutrono, no, scusate, creano l'elettricità attraverso le urla dei bambini spaventati, però non li possono assolutamente toccare, quindi questa invisibilità di Randall, questa sicurezza ostentata del personaggio di Randall, alla fine ha un limite, perché nel momento in cui tocca un bambino, la loro, tra virgolette, copertura salta e i bambini non possono assolutamente invadere il loro mondo, a parte una, però non vi voglio anticipare più niente, basta. Non voglio spoilerare troppo, come ho già detto. Vi lascio però con una domandina. Cosa ne pensereste se invece l'invisibilità dovesse essere ottenuta con un processo magico o comunque naturale, come nel caso di Randall, fosse un processo fisico? E su questo vi lascio il punto di vista del mio amico Grizzly che, come credo di aver già detto, ma non lo so, è quello con cui ho fatto questa collaborazione. Vi lascio il link al suo canale, al suo video, che è molto interessante e molto insolito dal punto di vista positivo, naturalmente, della parola insolito. Vi saluto, mi raccomando, guardate l'info box che è molto importante e ci vediamo la prossima volta.